Esse dovranno cimentarsi con tentazioni più sottili, quelle della corte esterna, non più con le tentazioni grossolane del mondo esterno, ma con quelle più acute e seducenti che si ergono di fronte all'anima quando vuole vivere più rapidamente le sue vite, quando deve salire vertiginosamente l'erta montana. In verità, essa non ha tempo da perdere a tergiversare con le tentazioni o nella lenta costruzione della virtù. Essa deve salire sempre più su, ora che ha raggiunto, sia pure soltanto, il limitare della corte esterna del tempio. Troverà a questo punto difficoltà e tentazioni intellettuali che si rivolgeranno all'ambizione, all'orgoglio intellettuale. Avrà la tentazione di andare superba di quanto è stata capace di raccogliere e di tesaurizzare ciò che ha potuto compiere. E non soltanto si sentirà fortemente afferrata dall'ambizione, dall'avidità di questa specie di orgoglio che tutto vorrebbe tenere per sé e magari costruire un muro di divisione fra se stessa e coloro che stanno più in basso, ma avrà anche il desiderio di sapere. Il desiderio della sapienza per se stessa, il desiderio della conoscenza che l'aiuti nelle acquisizioni e nella conservazione di queste, più contro il mondo che per il mondo. E questa tentazione si maschera col nome di amore della conoscenza per se stessa. Molto spesso l'anima si accorge, a misura che la sua percezione diventa più acuta e più chiara, che questo sedicente amore ambizioso non è che il desiderio di essere separato dai suoi simili, di possedere quanto essi non possono avere e di godere ciò che essi non possono intendere. Questa separatività costituisce uno dei più grandi pericoli dell'anima in via di crescita. L'orgoglio nel sentirsi separato e il desiderio di esserlo, il desiderio di crescere e di imparare e di acquistare al solo scopo di poter possedere. Questa è una delle tentazioni che la sfiorerà anche quando avrà varcato la soglia della corte esterna. Poiché lo spirito vedrà la conoscenza a portata di mano e desidererà impossessarsene, vedrà il potere a sua portata e vorrà afferrarlo, e non per l'unico scopo di servire, ma in parte anche per rendersi sempre più grande. La sua inclinazione lo indurrà così a costruire quel muro attorno a sé, onde poter conservare individualmente ciò che sarà riuscito ad acquistare. Si accorge, in seguito, che se vuole attraversare la corte esterna e giungere alla porta scintillante che sta oltre quella, deve sbarazzarsi di ogni ambizione, di ogni orgoglio intellettuale, di tutto il desiderio di tenere il sapere rinchiuso entro se stesso e di quant'altro possa renderlo separato dagli spiriti, suoi fratelli. Allora comincerà a purificare la sua natura intellettuale. Comincerà a scrutare i motivi che lo inducono allo sforzo e quelli che lo spingono all'azione e comincerà ad osservare attentamente se stesso alla luce che proviene dal tempio ed illumina la corte esterna con i raggi di vita spirituale. Luce nella quale ogni ombra sembra più scura, per cui le cose che nel mondo inferiore sembrano brillanti, colà sono vedute come ombre. Allora l'anima si renderà conto che questo genere di desiderio portato con sé e che si confonde con quello intellettuale dovrà essere purificato da ogni contatto col sé personale. Comincerà deliberatamente questo lavoro di purificazione, si metterà coscientemente e fermamente al lavoro per espellere tutto ciò che cerca di acquisire per la personalità e tutto ciò che lo rende separato
in qualsiasi senso, da coloro che sono al di sotto, come anche da coloro che sono al di sopra di lui. Poiché questo è quanto lo spirito impara, che costituisce una delle lezioni della corte esterna, e cioè che vi è un solo modo di spalancare quelle porte, le porte che lo chiudono fuori dal tempio. Abbattere i muri che lo separano dai suoi simili che stanno al di sotto. Anche il muro che lo separa da quelli che sono davanti a lui scompare, come assorbito dalla sua stessa azione, poiché quella porta che deve essere varcata è tale che soltanto a coloro che desiderano passarvi si apre. Nel momento in cui i muri vengono spezzati e lo spirito acconsente a dividere con tutti quello che è riuscito ad imparare. Dunque, così egli comincia il lavoro di purificazione del desiderio e sorveglia il sé inferiore per purgarlo di tutto ciò che è personale. Come si purificherà? Egli non vuole distruggere, poiché il frutto di quanto ha raccolto finora è esperienza, e l'esperienza è stata elaborata in facoltà e tramutata in potere. Ed ora egli ha bisogno di tutti questi poteri che è andato raccogliendo durante la sua faticosa salita, e non deve distruggere il frutto delle sue lotte. Egli vuole portare avanti con sé questi poteri, ma portarli purificati e non inquinati. Dunque, come farà per purificarli? Sarebbe tanto più facile distruggerli. Occorrerebbe tanta minor pazienza per uccidere alcune delle qualità che egli possiede. Egli sente che potrebbe colpirle ed annientarne ed esserne così liberato. Ma non è così che egli può entrare nel tempio, perché egli deve portare con sé, quale sacrificio da offrire sulla soglia stessa del tempio, tutto ciò che ha raccolto nel passato, tutto ciò che ha trasformato in facoltà e in potere. Egli non deve entrare a mani vuote, deve presentarsi con tutta la messe nella sua vita inferiore. Perciò non osa distruggere. Deve effettuare il compito più arduo della purificazione. Deve conservare l'essenza di tutte le qualità mentre colpisce senza pietà tutto ciò che è personale. Tutte le lezioni da lui imparate di virtù e di vizio costituiscono altrettante esperienze fatte durante il pellegrinaggio che ora gli sta alle spalle. Egli deve estrarre l'essenza di ogni qualità acquistata, ed in ciò consistono i risultati di tutta la sua ascesa. Ma deve portarli all'altare come oro purissimo, non mescolato ad alcuna scoria. Prendiamo una o due di queste qualità per renderci ben conto di ciò che significa la purificazione. Poiché se comprenderemo il procedimento riguardo ad una o due qualità, poi, con nostro comodo, potremo riflettere anche sul rimanente, dato che la lezione di come adoperarci per la purificazione è della massima importanza. Prenderò come primo esempio una potente forza che si trova in ogni essere umano, che si sviluppa nei bassi stadi della sua crescita, che gli porta con sé a misura che evolve e che ora deve purificare. Prendiamo la qualità che nelle sue più basse manifestazioni noi conosciamo sotto il nome di collera o ira, quella tremenda forza sviluppata dall'uomo, per mezzo della quale egli si apre una via nel mondo, per mezzo della quale egli lotta e sovente supera ogni opposizione. Quella tremenda energia dello spirito che si slancia al di fuori della natura inferiore e che fa strada all'uomo superando difficoltà nei primi stadi della sua crescita, prima ancora che egli abbia imparato a guidarla e a controllarla. Energia indisciplinata e conseguentemente distruttiva.
forza tremenda ma preziosa, in quanto è forza, benché distruttiva nelle sue manifestazioni nel mondo inferiore. Prima ancora di entrare nella corte esterna, l'uomo ha alquanto modificato questa energia dello spirito. Egli l'ha trasformata in virtù, una vera e propria virtù della quale è entrato in possesso da lungo tempo nel mondo esterno. Allora i suoi nomi, una volta trasformata in virtù, furono nobile indignazione, sdegno contro l'ingiustizia, odio di tutto ciò che è male, basso, vile, crudele. E sotto queste molteplici forme di energia distruttiva, fece del buon servizio nel mondo esterno. Poiché quest'uomo, anche prima di giungere alla corte esterna, ha lavorato per il mondo, ha praticato questa virtù. Nel vedere la crudeltà esercitata sui deboli, la sua collera si scatenò contro di essa. E quando fu testimone di un'ingiustizia da parte di un tiranno, la sua indignazione si sollevò contro di lui. Praticando questa virtù, egli ha imparato a renderla scevra da molte scorie, giacché la collera da lui risentita nelle sue prime vite era collera che andava a suo vantaggio. Era terribile quando offeso, colpiva di rimando quando qualcuno colpiva lui. Ma da lungo tempo egli ha vinto quella rabbia brutale della natura inferiore che protegge se stessa da un torto mediante energia distruttiva e ripara il male con il male, l'odio con l'odio. Prima di entrare nella corte esterna, egli ha superato questo primo stadio ed ha imparato fino ad un certo limite a trasformare quell'energia furiosa. Egli in gran parte l'ha purificata per quanto riguarda l'elemento personale ed ha imparato ad essere risentito non tanto per le offese arrecate a lui, ma perché altri erano trattati male. Egli ha imparato ad indignarsi non tanto per le sofferenze inflitte a lui, ma perché altri venivano sottoposti a condizioni dolorose. E quando gli capitava di vedere un crudele che calpestava una vittima inerme, egli si slanciava a salvare la povera creatura e a colpire il malfattore e spingerlo da un lato. In questo modo egli si è avvalso della collera per finalità elevate e non più per scopi egoistici. In tal modo, egli si è servito del nobile sdegno per annientare le passioni animalesche della sua vita inferiore ed ha imparato, in quelle vite, che ora stanno tanto lungi da lui, a liberarsi delle più grossolane qualità della collera. Ha imparato a non più infuriarsi a suo vantaggio, ma soltanto per coloro ai quali vuole porgere aiuto.